Siamo qui a presentare oggi due novità Alfa Romeo, la Giulietta Model Year 2014 e la Mito Model Year 2014. Due vetture di grande successo a livello europeo e ovviamente in Italia. La Giulietta è rimasta l'anno scorso al vertice delle vendite per quasi 12 mesi, al top 10 delle vendite, mentre la Mito è leader nel suo segmento. Le due vetture apportano evoluzione in termini di stile, stile esterno con una nuova calandra, nuovi colori e nuovi cerchi in 16, 17 e 18 pollici. Stile interno, dove si è lavorato tantissimo sulla qualità percepita e sull'abbinamento delle plance con i sedili e con i tessuti interni. Per il piacere di guida, che è l'altra cosa sulla quale abbiamo lavorato tantissimo, ci sono dei nuovi motori. Sulla Mito un nuovo motore turbo twin air di 105 cavalli, un motore estremamente efficiente. Noi lo chiamiamo sempre smart and fun questo motore, nel senso in cui cilindrata bassa, consumi bassi, emissioni bassi, però potenza alta, 120 cavalli al litro, e questo fa 105, che procura veramente un grande piacere di guida. La Mito nella sua gamma parte da 70 cavalli fino a 170 cavalli per la benzina col modello quadrifoglio verde, mentre i diesel sono 85 e 120 cavalli. I motori 70, 78 benzina e 85 diesel sono motori neopatentabili, che per noi è una cosa importante, nel senso in cui abbiamo una clientela anche giovane. La Mito è una macchina che parte da 14.900 euro. Inoltre abbiamo anche aggiunto un nuovo sistema infotainment con uno schermo touchscreen di 5 pollici. Come optional la navigazione a richiesta. Questo sistema ovviamente ha il Bluetooth integrato col sistema Uconnect e la capacità di ascoltare l'audio in audio streaming. Come detto per Giulietta, anche Mito per noi è una vettura estremamente importante, perché è quella che ci ha permesso, come abbiamo sentito durante la presentazione, di essere presente nel segmento B, tre porte. È una vettura anche lei che è stata modificata esteticamente solamente sulla parte della calandra e sulle cornici brunite dei gruppi ottici anteriori. Sono stati inseriti un nuovo colore da un punto di vista esterno, sono state inserite nuove finiture e nuove plance da un punto di vista invece degli interni. In collaborazione con TomTom e Continental è stato evoluto il sistema di infotainment con Uconnect da 5 pollici, anche questo disponibile con e senza navigatore.